all'inizio quando sei più ragazzina pensi che sai, se nasci a Milano puoi fare delle cose, cioè un grande vantaggio perché Napoli è unica nel mondo, come tradizione, come il suo modo di esprimersi, anche nel linguaggio, noi abbiamo il linguaggio napoletano tutto nel mondo, non è che può rassomigliare agli altri, quindi è un vantaggio perché comunque è straordinario avere questa possibilità. Quando uno è innamorato non si chiede mai perché, a volte mi giro intorno e dico perché, ma la sento proprio in petto a me, è qualcosa di viscerale che uno ha, non è una cosa che tu puoi dire le motivazioni. Le motivazioni perché mi sento protetta qua, nonostante i nostri problemi. Ma io sono il ventre di Napoli, sono nella sua pancia, io sono Napoli, non amo mia madre, io sono nato a Napoli, è una città dove sono nato, cioè sono influenzato, cioè, le mie radici stanno nella sua profondità, io le sento, perché pure quando parlo voglio parlare italiano, ma non c'è, cioè voglio dire. Se non senti i miei umori, perché poi gli umori tu e sempre che appartengono comunque in radice tua, no? È come per esempio mi sta mangiando un ragù che non odora, cioè, senza odore. Per cui io la amo da 1 a 3 miliardi, che ne sai? L'amo è basso, perché è una città che mi appartiene proprio a livello epidemica, non è solo, non è campanilismo, è proprio. La voglio bene a questa città perché ha sofferto pure troppo, è così bella che ha sofferto, proprio perché è bella, tutte le persone belle fanno sempre soffrire, ma io so. Sono innamorato, non faccio una classifica, amo la mia città, spesso mi fa stare male perché soprattutto in questo periodo si esalta, cioè non ne possiamo più, cioè io da napoletano non ne posso più di sentire tutti i giorni sempre le stesse lamentele e nessuno ci aiuta a migliorare le cose. Lo dico a tutti coloro, a tutti i napoletani, perché tanto è inutile parlare con la politica, ma lo dico a tutti i napoletani, di cercare insieme veramente di aiutare questa città, perché non è possibile che ce la stanno distruggendo, non è possibile che noi non facciamo niente. Ma anche io non dico che dobbiamo scendere in piazza, magari fare generare violenza, perché la violenza non porta proprio da nessuna parte. Già dicono che i napoletani fanno colore, i napoletani hanno tutto sto, capita, pizza, mandolino e quant'altro. Ma c'è gente che lavora, c'è gente che ha dimostrato tanto che lo fa tutti i giorni, ma senza stare, come dire, a contatto con i media. Quindi chiedo veramente la collaborazione insieme, possiamo fare tanto, questa città ha bisogno dei napoletani. Difendiamoci la nostra città.